about vacation. Televiva, Dolce Viva, una televisione lacato e migrante. Siamo qua oggi insieme a Melissa, un nome di fantasia perché non vuole farsi vedere. Perché lei, Melissa, viene da che stato vieni? Moldova. Dalla Moldavia, giusto, si dice Moldavia da noi? No, Moldova. Moldova? Però gli italiani dicono Moldavia. Tu sei venuta in Italia da quanto tempo sei in Italia? Sono da quasi 3 anni. Mi sono decisa di venire in Italia quando avevo 18 anni. Adesso ne hai, visto che sei giovane, 20, possiamo... 22. Io avevo in Italia 2 fratelli e poi la mia famiglia, c'era un po' di difficoltà in tutto perché mio papà è morto quando ero piccolina. Che avevi quanto? Avevo 11 anni e da lì hanno iniziato un po' di casini nella nostra vita perché la mamma non lavorava e quindi era un po' pesante. E quindi come avete fatto? La mamma cosa ha fatto? La mamma, dopo che mio papà è morto, è stato praticamente un anno in ospedale, che l'abbiamo visto una volta a Pasqua soltanto. Ma per esaurimento, per che cosa? In ospedale? Sì, perché si è stressata e poi è arrivato un po' di problemi di tutto. Aveva 48 anni con 3 bambini che eravamo praticamente tutti e 3 a scuola perché quello più grande era già sposato e è stata dura. E dopo un anno la tua mamma come sì, cosa è riuscita a fare? La mamma poi ha fatto questa cura e ogni anno doveva fare una cura che costava 500 euro, che per noi era tantissimo. Lasciamo perdere. Parliamo invece del tuo viaggio avventuroso per venire in Italia, cioè sì. A un certo punto allora, hai deciso di venire in Italia? A un certo punto, no, io volevo perché... Tranquilla, perché la... quello che non vuoi parlare non parliamo, non è che... Difficile. Allora... Mio fratello è tornato dopo 3 anni che ha preso il permesso di soggiorno, perché prima anche lui è arrivato senza documenti. È tornato e ci raccontava delle cose, no? Io ero l'ultimo anno di liceo praticamente. Sentivo il stipendio, le cose che erano, mi sembrava una cosa pazzesca. E volevo venire. E lui mi diceva che no, sei piccola, non è che lì vai e ti arrivano i soldi. E mi ha detto che non, guarda che pesante lì, la vita è dura. E io no, voglio venire, tu non mi vuoi prendere, non mi vuoi portare lì. Lui ha detto va bene, aspettiamo ancora un po', tu finisci il liceo. Ma come hai fatto arrivare? Da là cosa hai dovuto fare? Allora, ci sono delle persone che fanno queste cose, no? Che loro praticamente vai da loro e gli dici dove, in che stato vuoi arrivare. E loro ti dicono che c'è una tassa fissa per tutti. Io ho dovuto pagare 4.000, questa è la tassa. E loro si occupano di tutti i documenti loro. Soltanto quando è pronto ti chiamano e ti dicono ok, tutto pronto. E ti dicono quando devi partire, però ti stabiliscono loro quando sono loro pronti. Mm-hmm. Tu devi essere alla loro disposizione, sì. Perché sei tu che li vai a cercare. I documenti che cosa sono? Perché i documenti non li avete? No, io avevo praticamente soltanto il bulletino, il passaporto. Che quello che lo posso usare soltanto per Russia, per andare in Romania. Quindi lo posso usare con una, se mi aprono una visa. Se non ho la visa non posso andare. La visa in Russia sì, sì. E quindi ok, sei a disposizione di questi tipi? Sì, sono a disposizione. Quanto hai aspettato? Ho aspettato pochissimo. 3 settimane e le cose erano pronte. Loro mi hanno chiamato un giorno che io lavoravo, ho lavorato per un anno, mi hanno chiamato un giorno e mi hanno detto che quasi tutto pronto. Io praticamente avevo la vista che vado da una mia zia, che non so cos'è, con le mie cugine, a stare un po' insieme, a fare una vacanza. Se passi in Romania è tutto più aperto, è più facile. Uh-huh. Dopo questa siamo partiti, dopo una settimana in Romania, che lì ci hanno portati... In autobus? No, in una macchina. Uh-huh. Siamo partiti lì,
senza problemi, perché avevo la vista e passo liberamente. Quindi siamo arrivati a Bucarest. E quanti eravate? Eravamo più o meno una decina di persone, anche di meno se non sbaglio. Non più di 10. Tutti giovani come te? No, c'erano soltanto un'altra ragazza che era più grande, 5 anni di me. Quegli altri erano tutti più da 30 in su. Erano più, comunque erano. Quindi arrivi più. In Romania in limousine? Arrivo lì e ci portano a Bucarest, dove è la capitale romana. Poi dopo da lì dovevamo andare a Cluj, che è un'altra città grande. Siamo andati in un albergo, siamo stati bene, non posso dire che è stata una... Siamo stati praticamente 2 settimane, perché mandava tutto al prossimo giorno. Perché dicevano, vabbè, stasera alle 5 si parte. Se arrivava alle 5 nessuno faceva sapere nulla, e poi chiamavano il prossimo giorno e dicevano che sono problemi, non si può passare, che dovevamo aspettare il prossimo giorno. Ci dicevano loro un'ora che praticamente era una... Quindi hai fatto una specie di strana vacanza a Bucarest 2 settimane? No, a Cluj. A Cluj? Cluj, sì. Ma a Cluj sei stata bene o sei stata male? Bene, bene. Siamo stati in un albergo di 4 stelle. Ah. Si mangiava, praticamente loro hanno pagato tutto, il mangiare, il dormire, tutto, tutto. Siamo ritornati perché a un certo punto ci hanno detto che ci chiamavamo quelli lì, perché non si poteva chiamare, perché li tracciavano la polizia, perché tutto non potevi era chiamare una... casa? No, casa sì, però quelli che ci hanno mandato lì, perché era tutto, è la polizia che li stava dietro sempre, dovevano essere molto attenti a fare quella che fanno. E dopo siamo ritornati perché hanno detto che si deve mandare un altro periodo, fare un'altra cosa. Dopo siamo tornati a casa, siamo arrivati praticamente alle 5 del mattino. Sono stata ancora 2 settimane a casa, però ero sotto il loro controllo, perché potevano chiamarmi anche all'una di notte e dirmi che si parte. Io dovevo stare sempre in casa, certo, perché sennò mi hanno detto praticamente di portarmi dietro poche cose necessarie, senza peso, senza i tacchi, senza niente, perché si può camminare, si può andare in acqua, è possibile di tutto. E quindi sono stata a casa altre 2 settimane. Certo, tutto il tempo in casa, chiuso, aspettava la telefonata? Sì, in casa o intorno alla casa, praticamente. E dopo, a un certo punto, mi hanno chiamato e mi hanno detto che guarda che fra 2 ore si parte dall'Ucraina. Allora, io mi sono fatta il mio zaino, praticamente avevo il spazzolino, il dentifricio, mutande, le cose più... come ero vestita, e sono andata. Abbiamo fatto... anche in Ucraina siamo passati liberi. E poi dopo siamo andati anche lì in un albergo, anche quello di 4 stelle, siamo stati 4 giorni. Anche lì si stava bene. In che città? Cernavuzzi. Dopo qualche giorno ci hanno portato vicino alla frontiera. C'erano tanti agenti di polizia, che dovevamo essere chiusi nell'albergo senza farci vedere nessuno, perché era molto, molto pericoloso sia per loro sia per noi. E poi dopo, alle 10 e qualcosa di sera, sono arrivate 2. Ci hanno portato via in una macchina, praticamente sulle strade nascoste. Ci hanno portato in un albergo dove prima c'era un allevo di cavalli. Come si chiama? Il maneggio? Sì, praticamente le stanze erano rifatte, però erano... Una stalla, insomma, delle stalle. Sì, però era tutto pulito, però sì, era sì. una...
E siamo stati un giorno anche lì e dopo il prossimo giorno è arrivato lì, praticamente non si poteva uscire di casa perché la polizia passava sulla strada. Quando siamo usciti di casa siamo usciti praticamente di stalla. Sì, però era tutto, era tipo un albergo apposta per quelli che avevano una casa, perché lì era comunque un luogo decente. Sì, abbastanza. Però mi ricordo che loro mi hanno detto non portarti i soldi dietro. E io mi ricordo che avevo 30 euro e lì per comprare una Coca-Cola, perché l'acqua normale non c'era, abbiamo pagato 15 euro in quell'albergo per una Coca-Cola che aveva un litro praticamente, una folia. Mamma mia. Sì, però senza acqua non è che... Beh, ovvio. C'era un viaggio lunghissimo, acqua non era potabile lì. E poi dopo ci hanno portato mezz'ora in macchina. Siamo arrivati in un paesino dove erano più o meno una decina di case e lì ci hanno detto che dovevamo passare a piedi e fare in modo che nessuno della casa ci veda. Si sentivano i cani, perché c'era la frontiera, i cani, tutti quei rumori. Praticamente dovevi fare più piano possibile. Ma più o meno in che stato eri? Ucraina. Era ghiacciato, perché era novembre, era tutto ghiacciato. E camminando sulle folle scivolavano i piedi, io non ero vestita abbastanza per il freddo. Siamo arrivati a un fiume che lo dovevamo passare, ci hanno messo su una tipo di barca gonfiabile e il fiume aveva un 25 metri di larghezza. L'abbiamo passato e poi dopo c'era un bosco. Abbiamo fatto una mezz'ora di bosco, che dovevamo camminare velocissimo perché i poliziotti che facevano tutti i giri nei boschi, perché vicino alla frontiera succede di tutto. E tu eri impaurita? Ma in quel momento non... Anche divertita? Divertita no, ero impaurita, morta di fame. L'adrenalina morta di alta. Fame, perché quasi 2 giorni ho mangiato solo uno Snickers e basta. Dopo quel bosco è stato un frutteto di mele e lì ci abbiamo mangiato le mele, ci abbiamo finalmente portato via con noi qualche mele. E poi? È arrivata un'altra persona con una macchina e ci ha fatto portare più avanti. Ci hanno portato a Rimini. Ah, e come siete passati? Non mi ricordo, perché praticamente ero stanchissima. Non ho idea, perché lì, quello dove siamo passati, c'era una persona italiana che praticamente lui aveva, si vede che aveva il permesso. Io non so, io non capivo l'italiano. Ma siete passati in automobile? Sì, in automobile è più facile. Siamo passati bene, io non mi ricordo esattamente, però siamo passati abbastanza bene. Soltanto che in Ucraina, quando ci hanno portato in una casa, che c'era un vecchio che viveva lì, però la casa era distrutta. Ci hanno portati e hanno detto che torniamo a prendervi tra mezz'ora. Ha detto noi andiamo in sauna e lì c'erano due signore che avevano più di 40 anni più un uomo che aveva 35-36 anni e hanno visto e hanno detto chi vuole venire in sauna e ci hanno guardato me, perché ero più praticamente una ragazzina. Se vuoi venire con noi in sauna puoi venire. E ho detto no, non ci penso nemmeno di venire con voi. Poi quell'uomo ha detto che no, tu stai con me così. A mezzanotte è iniziato in soffitto un casino, che a mezzanotte, una casa che non conosci, praticamente tutta distrutta, quel casino, io una bambina, praticamente era una cosa tremenda. Da quella casa che era spaventosa, sì, ci hanno portato fino a un altro punto vicino a un fiume. Ma quando, scusa, a proposito della casa spaventosa, quando quella notte lì con quei rumori tu eri terrorizzata, che cosa hai fatto? Ho iniziato a tremare, poi quell'uomo ci ha preso di mano e ci ha fatto un po' di sicurezza.
small vacation.